t'arrabbiare, non t'ho tradita per amore. Cara, quello che importa è che ti resta fedele il cuore. Certo può capitare, ma dopo lo sai che torno a te sempre. Cara, non t'arrabbiare, si può tradire però con il cuore rimanere più fedeli ancora. Certo può capitare, ma dopo lo sai che torno a te sempre. Cara, non t'arrabbiare, si può tradire però con il cuore rimanere più fedeli ancora. La società, signori del tribunale, i gangli vitali di ciò che dovrebbe costituire il patrimonio più alto, più nobile, più geloso della nostra morale. Ora la funzione della giustizia è appunto quella di prevenire, oltre che punire, i trasgressori. Non a caso il codice include il reato di adulterio tra i delitti contro la famiglia. La moglie, secondo il pensiero del legislatore, è considerata adultera, quindi punibile in qualsiasi modo ella tradisca la fede coniugale. Mentre l'adulterio del marito, il cosiddetto adulterio del marito, è penalmente perseguibile solo se si manifesti sotto l'aspetto del concubinato. Le richieste del pubblico ministero sono pertanto di un anno di reclusione per l'adultera e parimenti un anno di reclusione per il suo correo. Silenzio! La parola alla difesa. Signori del tribunale, io confesso il mio imbarazzo nel dover rispondere alle invettive apocalittiche, al terrificante grido di allarme lanciato oggi in quest'aula dai miei contraddittori. Prima dal rappresentante degli interessi di un marito infelice. Io rappresento la dignità familiare. Perché non pensa le corna che allumina? Avvocato, per favore, non riprendiamo i battibecchi. Questo processo deve pur finire. Avvocato, riprenda la sua ringa. A questa causa i nostri avversari hanno voluto dare un carattere biblico, evocando in quest'aula niente di meno che i fantasmi dei quattro cavalieri dell'Apocalisse. Mentre in realtà non si tratta che di un banale contrattempo, di un litigio, un malinteso tra coniugi che non avrebbe mai dovuto avere il suo epilogo in un'aula di giustizia. Ah, bene! Lei una moglie adultera la considera un banale contrattempo? Brava! Egregio pubblico ministero, le do atto che contro questa adultera non è stato lei a scagliare la prima pietra, ma mi pare che ormai la sassaiola dovrebbe cessare. Beh, lasciamo in pace il Vangelo, atteniamoci a questo, ecco. Lasciamo stare il Vangelo, ma non atteniamoci al Corano. Uè, uè, come sarebbe a dire? Come? Non si allarmi, illustre procuratore. Volevo dire che il Vangelo difende l'adultera e il Corano protegge i califfi. E io vi dico che quello che voi chiamate parte lesa non è altro che un lascivo califfo nostalgico dell'harem, un Don Giovanni impenitente al quale, grazie alla sua condizione privilegiata di maschio, tutto sembra lecito in fatto di fedeltà coniugale. Non risulta questo dagli atti, signor pubblico ministero? Siamo di fronte a un marito esemplare? Cambiato pettinatura oggi? Le piace, dottor? Sì, molto. Dottor. Mia moglie dov'è? È di là. Lina? Uè, uè, mamma mia. Lina!
Lina! Che ti è successo? Disgraziato! Ah. Via! Via! Un momento! Me l'avevano detto, ma non volevo crederci. Dopo tutti i giuramenti che mi hai fatto, dopo tutte le promesse. Ecco qua, hai ricominciato da capo. Fammi spiegare, non è come per... Lasciami! È una cosa senza importanza. Fammi spiegare, una disgraziata che ha la mania delle lettere, fa tutto per lettera, una grafomane, niente altro. Ah sì, e aspetto di rivederti come la terra asciutta aspetta la pioggia. Me lo chiami niente altro. Vergognati. Letteratura di cattivo gusto. E ci vediamo domani al nostro nido, alla solita ora. Pure questa è letteratura. Bugiardo! Ma dove diavolo l'hai trovata questa lettera? Là, nel tuo vestito. E io, stupida, l'avevo preso per spazzolarlo. Ecco, la tua mania di spazzolare sempre, anche quando è ora di pranzo. Perché sei una mogliettina impagabile, che non merito, e io voglio bene soltanto a te. Vattene, sai, non toccarmi! E dove? Questa casa è mia, nostra. Su, non guardiamoci il pranzo per una stupida lettera, eh? Se non vai via tu, vado via io! Almeno non vedrò più la tua faccia ipocrita! Ma cara, non puoi andartene, siamo sposati! Eravamo! Adesso basta, non lo siamo più! Hanno approvato la legge sul divorzio? Sei un incosciente, ecco cosa sei! Il peggiore degli incoscienti! Prima Giovanna, dopo solo un anno che eravamo sposati! Poi Francesca, quella che ti telefonava tutti i giorni! Poi Elvira! Poi! Insomma, devo farti pure l'elenco! E adesso questa, la terra asciutta che aspetta la pioggia! E io cosa ci sto a fare? Non sono una donna anch'io! Ma certo, sei mia moglie! E io ti voglio bene solo a te! No, non dirlo! Non voglio più sentirlo dire da te, capito? Non si può sapere dove vuoi andare! Che c'entra la valigia? È roba mia, posso pure portarmela! Ah, sì, sì, ma dove? Che intenzioni hai? Poi lo saprai! Lina, cerchiamo di non essere ridicoli! Io non voglio più essere ridicola! Ne ho abbastanza di sentirmi ridere in faccia dalla gente! È per questo che me ne vado, chiaro? Aspetta, cerca prima di calmarti! Io sono calmissima! Non mi pare! Stammi a sentire, io, guarda, proprio oggi volevo festeggiare... Che cosa? L'anniversario del nostro fidanzamento. Proprio oggi, 6 anni fa, non te lo ricordi? Stavo a casa tua a chiederti in ginocchio di sposarmi. Era così bello, tutti insieme, tua madre, tua nonna, i miei. Ti ricordi quanti pianti si fece tua nonna? Non la smetteva più. E tu eri felice, lo vedevo, lo capivo. Non è vero che eri felice, dillo, eh? Sì, lo ero. E poi... E poi ci siamo sposati. Capri, Taormina. È stato un sogno. D'accordo, e poi? E poi qui, la nostra casetta, il nostro nido. Avanti, di pure, il nido per me, il nido per quelle altre. E tu, di nido in nido, che te la spassi e ti diverti. È per questo che mi sono sposata, per passare gli anni migliori a vedere te che... Porco e vigliacco! Lina! Non fare pazzie! Lina! Dimmi almeno dove vai. Ne ho il diritto, no? Vai! Lina! Buongiorno. Ciao, ciao, cara. Fai buon viaggio, Dottor, ho messo in caldo lo stufato. Eh? L'ho stufato. Ah, sì, brava. Ma è tutto bruciato. Ma non è colpa mia, dottor, dopo quello che è successo. Che è successo? Ma come?
La signora è andata via in quel modo. La signora è padrona d'andarsene come le pare. E va bene, non s'arrabbi, dottore, non s'arrabbi. E io invece m'arrabbio. Con me? Sì, con te. Per lo stufato? Per lo stufato e perché sei una cretina. Oi. Se il vestito lo spazzolavi tu non sarebbe successo niente. E invece siccome pensi solo a pettinarti e a truccarti, il vestito è caduto in mano a mia moglie. E io sono nei guai. Hai capito adesso perché sei una cretina? Ah, sì. Sicché la colpa è tutta mia. Sì, sì. Ha ragione la signora. Lei è proprio... Non ti permettere, sai. Un antipatico, ecco cos'è. Ed ha fatto bene la signora ad andarsene. Ah, sì? Sì. E allora vattene pure tu. Ed è quello che faccio. Subito, mi precipito. Tira. Tu. Oh. Ah, no. Oh. Lina. Oh, Lina. Figlia mia, che hai fatto? Ho piantato mio marito. Oh, Gesù mio. E me lo chiedi, non lo immagini. Un'altra donna. Sì, dopo tutti i giuramenti e le promesse che mi ha fatto, non ne posso più, non ne posso più. Anna, chi è? I nonni? Anna! Niente, mamma, è Lina, tua nipote. Su, su, non piangere, non farti vedere così dalla nonna. Vieni, cara, su. Oh, che bella improvvisata! Come stai? Come stai? Bene, nonnetta, e tu? Sempre qui. E tuo marito, Paoletto, perché non hai portato anche lui? E Paoletto ne ha fatta un'altra delle sue. Che ha fatto? Che ha fatto? Dopo ti racconto, mamma. Bravo. Mamma, io vado un momento in camera mia, mi butto sul letto. Sì, va. Intanto posso telefonare a tuo marito. Lo faccio venire e gli parlo io. No! Non l'hai capito che questa volta faccio sul serio? Non voglio vederlo più! Ma rifletti, che intendi fare? Non lo so, non so niente. So che adesso ho solo voglia di dormire. Che hai detto? Grazie. Buongiorno. Signora! Sì? Mi scusi, Permette. Ma perché? Cosa c'è? Niente. Buongiorno. Niente, niente. Grazie, buongiorno. Ma che è successo? Credevo di aver dato stricnina invece della streptomicina. Ma cos'hai, Non stai bene? Molto no, ho una cosa qui e una cosa qua, ma tiro avanti lo stesso. No, no, è meglio che te ne vada a casa. A casa? Sì, e dici a tua moglie di chiamare il nostro medico, su. Grazie, grazie, ma a mia moglie non posso dire niente. Perché? Se n'è andata da 3 giorni. E con chi? Sola. Ah. Posso camminare a testa alta io. Dai, deciditi, è meglio che tu te ne vada, senti a me, vai. Sì, sì, me ne vado. Ma tu come te la sbrighi, non vedi quanta gente... Lo so, ma che vuoi farci? Meglio farli aspettare che ammazzarli, no? Sì, sì. Ecco, vengo, vengo. Strano, oggi il trapano non ti ha fatto assolutamente impressione? Sono talmente triste oggi che non sentirei niente, nemmeno se mi spaccassero la testa. Prego. Come, tu sei triste? Dimmi la verità, Piero. Sì? Come donna, non valgo proprio niente. Ma tu scherzi, vale moltissimo. Ma no, no, la verità. Sono tanto brutta. Ma che brutta? Sei carina, sei simpatica. Soltanto. Oh, sei anche una bella donna. Apri. Anzi, molto ma molto bella. Piero, dimmelo. Dimmelo ancora. Ho tanto bisogno di sentirmelo dire. Io te lo posso dire 100 volte, 1000 volte. Sei bella, 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 bella. Bella, 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 bella. Basta, Piero. Grazie. E allora, perché mio marito? Ho capito. Hai litigato con Paolo. L'ho piantato. Eh? Non gli piaccio più. Tutte le altre donne gli piacciono. E io no. Ma non metterti in testa cose assurde. Sei così carina. A scuola eravamo innamorati tutti quanti di te. E tu sei andata a sceglierti proprio quel cretino. Non è un cretino. E sei laureato prima di te. Ma che c'entra? È un cretino perché... perché non gli piaci più. Lo sai che invece ti sogno tutte le notti? Ti chiamo. L'ultima volta Maria si è svegliata. Mi ha fatto delle storie. Sai, era gelosa. Tua moglie è gelosa di me? Sì.